Ciao a tutti, oggi puntata velocissima, avevo segato l'appuntamento sul programma perché avevo da fare ma mi è saltato tutto, quindi facciamo una corsa velocissima, continuiamo la strada per il team, perché era il team unkillable, inammazzabile, siamo al settimo capitolo, scusate. E niente, oggi ho poco tempo, pochissimo. Volevo solo parlarvi delle maestrie di De Mita. Già che ci siamo, apriamo anche le casse. E ho scoperto una cosa, ho scoperto che praticamente in questo team tutte le maestrie sono praticamente uguali, l'unica che cambia è quella di Ereditiera, che l'abbiamo fatta l'altra volta, che ho scoperto che quel ramo lì a destra, adesso vi faccio vedere, serve per non farla focussare dal clan boss. Non so se è vero, non so se funziona. Oh, un tomo blu, finalmente un tomo. Questo fa cagare. Attacco flat, non si vende. Un'altra blu per cambiare, perché è sempre blu. Questo c'ha velocità, lo teniamo. Anche se mi fa cagare che 5 stelline. Sono arrivato alla seconda cassa dell'ultra. Un'altra blu. Stivale difesa, no. E niente. Questo potrei tenerlo, perché comunque è buono. Mi sembra solo perché mi serve, forse, giusto una roba del genere, ma magari lo venderò più avanti. Comunque. Andiamo a vedere Ereditiera. Scusate, Demita. Allora, dove eravamo arrivati? Dove eravamo arrivati? Eravamo arrivati a Demita che aveva raggiunto il gol di 286. Sperando che sia questo il gol giusto. Comunque poi quando finiremo proveremo tutto. E le maestrie, quindi penso di aver capito una cosa, che tutti i campioni prenderanno il ramo attacco e difesa standard, ad eccezione, quindi tutti i campioni vuol dire ninja, vuol dire seeker, cercatore, e vuol dire anche diacono, armstrong, alto forte. L'unica che in questa combinazione in questo team ha le maestrie diverse lei e lei perché dicono che non lo so, boh, non ho capito bene, dopo studio bene ve lo dico, dandogli questo ramo lei forse ha meno possibilità di essere focussata, non so come questo sia possibile, devo informarmi. Comunque, passiamo, lei le abbiamo già fatte, passiamo a Demita. Allora, le maestrie di Nemita sono proprio base, ma base, base, base. Praticamente, eccole qua. Un secondo, eh. Allora, sono molto base, cioè ci prendiamo il giro del tasso, metto colpo perfetto. Metto Cuor di Gloria e poi vado giù dritto di qua con estrazione, con fatti sotto. Con metodico. Per chiudere con Maestro Bellico. Standardissimo. Poi vediamo cosa rimane qua. L'altro ramo, quello della difesa. Vabbè, la difesa è abbastanza ininfluente perché tanto è inammazzabile. Questo qua aumenta la difesa del 75. Difesa base. Poi metto antischianto. Riduce del 5% il danno ricevuto da attacchi territoriali, che anche qui non serve a niente perché ci sarà il blocco danno.
Poi scendiamo col Rinascente, un 50% rimuovere un buff a caso da questo campione, che non serve a niente. Morte ritardata, riduce lo 0,5 il danno ricevuto da questo campione da parte di uno specifico nemico, non serve a niente. Tutto questo per arrivare qua. Ha un 50% di contrattaccare quando questo campione perde il 25% più dei suoi max HP a una singola destrezza. E ci mettiamo anche dissuasione. Un 20% di probabilità di contrattaccare quando un nemico applica un debuff stordimento, sonno, strizza, strizza, cielo, purificazione, sono alleato. Ok, il giro della difesa è finito. In attacco potremmo andare con... Boh, potremmo arrivare qui. Che però non serve un po' a niente. Ok, maestrie abbastanza standard, abbastanza inutili perché ovvio il team avrà il blocco danno sempre attivo e quindi ciccia, però vabbè in un altro caso tipo cripta o... sono sempre utili. Comunque tutto questo casino per prenderci un po' di tasso, questo che aumenta l'attacco e il contrattacco. Dimitra alla fine... è pronta perché ha tutte le tutti i tomi, tutti i manufatti, vabbè, sono da alzare un po' i livelli, però vabbè, lo farò. E tutte le maestrie. Il prossimo campione da portare a questo punto lo faccio domani, giusto per allungare un po' il brodo come volete, ma alla fine non c'è tanto da dire perché devo solo avere i tomi, cioè più che altro mi servono i tomi, avendoli già portati tutti al 60 e tutti pronti, devo dargli i tomi. Potrei vedere loro cosa hanno. Loro uguale più o meno, vabbè, questo cambia poco. Questo qua è abbastanza inutile. Ecco, questo sarebbe da resettare un pelo. Perché forse è meglio questo. Quindi sì, lo resetto. E rifacciamo lo stesso giro di Demita. Cioè tasso decisivo, danno decisivo. E poi andiamo con di gloria e scendiamo veloci. Estrazione, fatti sotto, metodico e maestro bellico. Qui abbiamo detto, boh, guarisce, non ce ne frega niente. Alleati morti, non ce ne frega niente. E danno, non ce ne frega niente. Boh, scendo di qui giusto per coerenza. E per quanto riguarda quello di difesa, uguale. Prendiamo più difesa. Prendiamo antischianto. Rinascente. Morte ritardata. E castigo e dissuasione. Anche cercatore fatto, sono solo da fare i manufatti, da controllare la velocità e tutto. Possiamo fare un'altra volta, che questo è un video un po' corto. Vediamo se riesco a fare anche diacono a sto punto. Diacono ha una build schifosa, cioè ha le maestrie per l'arena dove mi serviva che mettesse riduci difesa e quindi gli ho dato la nuova precisione. Però anche lui facciamo la stessa cosa. Oddio, lui sono un po' indeciso, sono un po' indeciso perché mette effettivamente riduci difesa e forse... Forse mi serve. Quindi qui sono andato a 260. Se gli tolgo le maestrie perde un botto. Perde 50, 210. Sì, potrei arrivare con i pezzi. I
E anche lui farei fare il contrattacco. Sì, dai, lo facciamo. Facciamoli tutti uguali. Facciamoli tutti uguali. Quindi andiamo via. Andiamo via veloci, spediti. Che è una bellezza. Quanto riguarda la difesa, scendiamo anche qui veloci in modo da arrivare al contrattacco ed aumentare un pochino i danni di sti campioni, così magari si attaccano due volte. Vediamo come con questi pezzi, che però sono stordimento, un po' strano sto set. 200, vabbè, ho perso 60, ma li devo recuperare, lo devo ribuildare. Quindi lui così, a sto punto, già che ci siamo, le possiamo fare anche a ninja, e così le abbiamo date a tutti. Ma sì, dai, le diamo anche a ninja, così facciamo tutto il giro giusto. Dai, allora, questo, 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 questo. Questo, poi scendiamo qui e poi facciamo il solito difesa per arrivare al contrattacco. Contrattacco che su di lui è veramente veramente fondamentale, perché ninja so che spacca, non l'ho mai usato ma so che fa un sacco di danni. Boh, quindi abbiamo le maestrie fatte per tutti gli eroi, tutti, ricordiamo, tutti e quattro hanno lo stesso ramo standard di difesa e attacco, tranne l'ereditiera che ha questo ramo qua. Perché? Perché dicono che una di queste qua dovrebbe farla focussare meno dal clan boss quando farà il pugnazzo con lo stun. Comunque, allora, cosa rimane da fare in questi giorni? Dare i pezzi, visto che lei è la più veloce, ovviamente la seconda più veloce dovrebbe essere ereditiera. Domani proveremo a buildare ereditiera per farla arrivare a 260, mi sembra, di velocità dopo controllo. Quindi siamo arrivati a un punto dove ci mancano i set e ci mancano i tomi su ninja e quasi tutti tranne due, e su ereditiera ce ne mancano tre, e anche poi la questione destrezza è finita. Ovviamente ninja rimarrà a lungo, diciamo, l'ultimo tassello, l'ultimo pezzo del puzzle, però secondo me, se riesco a raggiungere comunque la velocità giusta, possiamo già iniziare a provare se il team gira. Va bene, va bene, va bene. Non vedo l'ora di liberarmi di questo team. Ho Perché questo team mi obbliga a concentrare tutte le build di questi eroi fortissimi sul clan boss, quindi dargli delle maestrie di clan boss, dargli tutta difesa per resistere, tutta roba che non me ne frega niente, anche perché lui è una bestia, è fortissimo, è uno dei campioni più forti del gioco, e niente, dal clan boss è troppo sprecato, anche perché se lo si builda non da clan boss dandogli la difesa, ma dandogli la resistenza, lui è in grado di fare drago da solo e portarsi dietro i polli. Cioè, veramente lo metti la notte, te ti farma i polli e ti farma pure i pezzi. Lui alla fine è fortissimo. Figata che fa la mossa della difesa ogni due. Però è un PG da Hydra. Da Hydra, devo riuscire a inserirlo in un team Hydra e è lì che spacca. Geomante, anche lui spacca di brutto, però è più da clan boss. Però vabbè, in questa configurazione non serve a niente, perché ovvio, c'è il blocco danno. Lui è buono contro i kill, i team, è buono con i team inammazzabili, cioè proprio io con tipo rianima dopo morte, queste robe che non possono morire, non che non possono bloccare il danno,
perché se blocchi il danno lui non riesce a rifletterlo e quindi è un po' inutile. Lei pure in cripte, ma anche in arena, in difesa dell'arena è buona. Servire forte dappertutto, veramente inutile qua, ma comunque al posto suo c'era Velenio. Vabbè, non me ne faccio niente. Quindi vi saluto qui, vi ringrazio e niente, ci vediamo domani per chiudere un paio di set e continuare la strada insieme verso il mio primo team inammazzabile. Grazie a tutti, ciao.